quello che vi racconterò oggi è una storia di tradizione, una storia penso di eccellenza, è una storia di un qualche cosa che è fatto veramente in Italia e con le mani e con la testa. Un signore che si chiama Cesare Verona, alla fine dell'Ottocento, convince gli americani a dargli la rappresentanza di un oggetto nuovo e che non era commercializzato, che era la macchina da scrivere. Inizia l'era dei Verona legata al mondo della scrittura. Come sono le storie della vita, aveva un figlio, Giorgio, che segue le sue orme e dopodiché arriviamo a mio padre Franco, che dall'Argentina ritorna in Italia, riprendendo la tradizione familiare legata alla scrittura. Arrivo, come si suol dire, al primo giorno di scuola o al primo giorno di lavoro con il babbo e mi chiese che cosa vorresti fare? Senza esitazione gli risposi vorrei occuparmi dei mercati esteri e comincia il processo di internazionalizzazione. Oggi facciamo il 52% all'estero, il 48% in Italia e l'obiettivo è di arrivare all'88% all'estero e 12% in Italia. E per cui un'azienda che faccia l'88% all'estero e il 12% in Italia è perfettamente internazionale rispetto ai parametri economici. Nel frattempo papà ha fatto comunque grandi cose perché negli anni 50-60 c'era il boom economico, aveva chiamato i grandi designer e questa era stata una grande intuizione, per cui la capacità di comprendere che in un oggetto piccolo come una penna stilografica si potesse incorporare del valore, un valore legato al design. 1919 nascono le prime penne Aurora a riempimento automatico, si caricavano a contagocce, erano in ebanite. Saltiamo rapidamente al dopoguerra, 1947 Aurora 88, arriva in Aurora il primo grande designer che era Marcello Nizzori. 1970 nasce una penna rivoluzionaria completamente cilindrica, uno successo straordinario, finisce al MoMA di New York come espressione del design italiano. Per cui nella storia della nostra impresa abbiamo sempre lavorato per aggiungere valore agli oggetti andando intorno anche alla forma. Come nasce una penna Aurora? Nasce da un'idea, nasce da un'intuizione. Per cui da un foglio bianco si comincia a immaginare delle forme, a disegnare con dei designer esterni. Dall'ufficio progetti si comincia a utilizzare tutti i sistemi informatici per i disegni 2D, 3D, eccetera, e arrivare a delle ipotesi, diciamo, di matematizzazione di alcune forme. Ma abbiamo mantenuto la capacità di saper fare con le mani, per cui a fianco voi vedete dei torni e dei modellisti che lavorano ancora nella maniera tradizionale. Aurora è oggi una nuova azienda, ci facciamo aiutare dalla tecnologia dove ovviamente vogliamo preservare la capacità dei nostri artigiani e delle nostre artigiane, perché in realtà questa è un'azienda femminile al 75%. Usiamo e utilizziamo la tecnologia per aiutarci in determinati processi e in determinati flussi. In un paese in cui non ci sono materie prime, ma c'è creatività e c'è capacità di saper fare, penso che i ragazzi di oggi devono provare a immaginare un percorso che li porti alla fine a un lavoro di loro soddisfazione e utilizzando la creatività e la capacità di saper fare con le mani. Per cui, se mi posso permettere un consiglio per i ragazzi quando si inizia, e provate a immaginare un vostro maestro, che è quello che vi segnerà la traccia e vi darà, diciamo così, la capacità di imparare. La grandezza degli uomini si misura nella capacità che vogliono tramandarti il loro sapere, non nascondertelo.